quest'anno ci facciamo i fatti. Con la borsetta stai, oh, Bruno. Addirittura. Bruno, la mia borsa. Volevo farmi i fatti tuoi, vista la promozione, ma i fatti quella vostri. Quella è la mia, però. Però ti sta bene, stiamo così, è carino l'intervista. Sì, l'argento e il verde fluo dona molto. Siamo perfettamente abbinati, guarda. Da notare anche la scarpa di Bellini, sobria, come sempre. Non ci eravamo messi d'accordo per l'outfit, lo diciamo a scanso di qui. Torniamo un attimo seri, allora Roberta, parliamo di questa nuova avventura, perché un buon momento, prima ti abbiamo ammirato su Sky, adesso con i fatti vostri da settembre. Sì, un buon momento, beh, un bellissimo momento, sono super entusiasta, super positiva, super emozionata, quindi, però, beh, come vuoi chiamarlo questo momento, se non un momento felice, io me lo godo appieno, mi godo anche l'estate che sta per arrivare anche per me, e carica, una bellissima sensazione, nuova. A proposito di estate, cosa farai, come ti ricaricherai in vista di questa nuova avventura? Allora, non si può sapere? No, si può sapere perché manca poco per il mio arrivo in terra calabra. Ah, sai che per me ricaricare le energie vuol dire stare a casa, diventare di nuovo figlia, perché farmi coccolare in tutto da mammalina, quindi non vedo l'ora di scendere giù in Calabria per riposarmi davvero, ricaricare le energie, quelle energie che solo la mia terra riesce a regalarmi davvero. Come hai preso questa richiamata in Rai? Ricordiamo, dopo l'esperienza di successo con Easy Driver, adesso una breve parentesi fuori, il ritorno... Ma il nostro amore non finisce mai, cioè c'è stata solo una breve pausa, un momento di riflessione con un altro partner, diciamo, ma non è mai finito il nostro rapporto, è solo... Io ho iniziato con Mamma Rai e ho sempre... quindi come allontanarsi? Non mi posso mai allontanare troppo. Come diceva Venditti, per concludere, certi amori non finiscono. No, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Ecco. In bocca al lupo, Roberta. Crepi, grazie.